Ma io scherzando ho detto, solo scherzando, ho detto che se il Papa non venisse già avrebbe fatto un miracolo. Quello di aver fatto lavorare i nostri giovani cattolici appartenenti a gruppi diversi, ad associazioni diverse, a movimenti diversi, averli fatti lavorare insieme, aver cioè fatto una specie di laboratorio di quella che dovrebbe essere la pastorale, una pastorale integrata. E questa l'idea di Monsignor Nunzio Galantino, vescovo di Cassano Lionio e segretario generale della CEI, che nell'ultima tappa della missione diocesana Chiediamoci Scusa, aspettando Papa Francesco, svoltasi sabato 14 giugno a Roseto Capospulico, ci anticipa cosa dirà al Santo Padre sabato 21 giugno, appena dopo atterrato in Calabria, a Castrovilla di prima e a Cassano poi, e alle migliaia di pellegrini che si sono prenotati per partecipare nella spianata di Sibari alla Santa Messa. Ma al Papa dirò due parole, grazie e benvenuto. Grazie per questa attenzione bella, affettuosa che ha avuto nei confronti di questa nostra piccola ma bella diocesi. Benvenuto in una chiesa che sta camminando ma vuole camminare di più con lui. E ai pellegrini dico venite perché non sapete cosa vi perdete. Poi Monsignor Galantino si sofferma sulla recente missione del Papa per la pace in Medio Oriente, ma più in generale sui gesti storici che sta compiendo e su cosa resterà dopo la sua visita a Cassano, augurandosi che per tutti sia uno tsunami di grazia. Viene un Papa Francesco da questa esperienza molto bella, ma io penso che ci siano tutti quanti i segni, tutti quanti i gesti che sta ponendo Papa Francesco, sono tutti quanti storici, certo alcuni hanno maggiore, altri minore risonanza, ma sono tutti quanti gesti che sono storici. Spero veramente che resti soprattutto la voglia di rimanere per strada come ci sta invitando lui a fare, spero che resti la voglia di renderci più vicini agli ultimi, spero che resti la voglia di una chiesa in uscita, perché la nostra chiesa diocesana ne ha veramente bisogno. Mi auguro veramente che sia per tutti una sorta di tsunami di grazia, no? Una specie di vento poderoso che ci aiuti un po' a sparigliare le carte delle nostre comodità e soprattutto aiuti chi, e qui non dobbiamo pensare solo agli altri, chi ha bisogno veramente di convertirsi e che senta veramente la voglia di farlo per vivere in maniera bella. Il Papa viene per chiedere scusa per aver sottratto alla diocesi per qualche giorno alla settimana, precisa il presule, che tiene a ribadire che lui fin quando ce la farà resterà qui, il suo vescovo chiamato a servire la Chiesa italiana. Lui viene sì per chiedere scuse, ma io penso che al di là un po' di quello che viene a fare il Papa è molto bello vedere l'atteggiamento di grande disponibilità, questo atteggiamento di grande rispetto che il Papa ha per la nostra comunità. Dovrebbe essere un insegnamento bello per tutti, per noi sacerdoti, per me vescovo, perché nessuno di noi è padrone di nessuno, quindi avere questa delicatezza, avere questo rispetto verso gli altri è il primo passo per una pastorale seria. Papa Francesco viene anche per incontrare gli ultimi e non si pensi solo alle persone che hanno malattie fisiche. Ma basta un po' guardarci intorno. Io penso però che faremo bene a non guardare soltanto alle malattie, alle difficoltà fisiche, perché di difficoltà, che di malattie interiori ce ne sono tante, per cui veramente è bene che il Santo Padre venga per darci un po' di luce, per darci un po' di speranza in più. Infine, a chi gli chiede come procedono i preparativi, Monsignor Galantino risponde così. I preparativi procedono non bene, ma benissimo. Grazie all'aiuto, grazie alla collaborazione e all'integrazione di tutti, quindi stiamo andando veramente bene. La missione diocesana, dopo l'esposizione del Santissimo Sacramento nella chiesa di Sant'Anna, Roseto Capospulico Marina, è proseguita con l'evangelizzazione per le vie della cittadina. Le persone si sono lasciate contagiare dall'allegria del momento e ancor più da quella dettata dall'attesa di uno straordinario evento di fede, quale sarà la venuta del Papa a Cassano. Anche durante l'animazione degli scout di Rossano e Trebisacce, dei ragazzi della chiesa di Sant'Agostino di Cassano, dei subumbra di Morano e del movimento apostolico diocesano,
Il pezzo forte della serata è stata l'esibizione di Angela Marino e della sua band, durante la quale l'emozione ha pervaso Piazza Azzurra, specie per i brani inediti interpretati dalla cantautrice calabrese, uno dei quali dedicato al femminicidio e un altro, Ricomincio da me, alla forza di affrontare la vita e le sue insidie e continuare ad amare.